Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei parlare di profumi. In particolare, vorrei parlare di profumi per l'autunno e in particolare di due profumi arabi. Li ho comprati un po' di tempo fa e non ero ancora riuscita a presentarli sul canale, ma è arrivata proprio la stagione giusta. E parlo di due profumi di Rasasi e sono Arba Vardat e Oud Al Mubakkar. Eccoli qui. Questo qui ovviamente l'ho preso perché era bellissimo. Bellissimo, ma è anche il mio preferito tra i due, comunque. Prima di parlare di questo, vi faccio vedere il trucco che ho realizzato per il video. L'ho realizzato con questa palette di Glam Shop Tropicana. Insieme a quest'altra palette Celedine, così. Come rossetto ho utilizzato il Vice di Urban Decay, Big Bang si chiama. Allora, parliamo dei due profumi. Il primo profumo di Rasasi di cui voglio parlare è Oud Al Mubakkar, molto difficile. E lo dà come profumo unisex. Parliamo degli accordi principali. Abbiamo uno speziato caldo, una rosa, un talcato, un legnoso, muschiato, speziato fresco, aromatico, floreale, agrumato e cuoiato. Allora, speziato caldo, sì, ecco perché lo metto in autunno, ma non lo metterei mai in inverno, ancora quella parte di calore che lo tiene legato all'estate. Però è quel profumo piacevole per l'autunno, appunto in questi giorni qui di ottobre, che con le piogge che ci sono state, insomma, sono diventati un po' umidi e freschini. È facile descriverlo perché questo profumo l'ho spruzzato prima per sentire com'era e ha pervaso tutta la casa. Quindi abbiamo uno speziato, una rosa, un talcato, un legnoso, le ritrovo tutte. Allora, le note di testa sono zafferano e bergamotto, le note di cuore sono rosa turca, geranio e violetta, le note di base muschio, sandalo, fava tonka e patchouli. Vediamo un po' appena, proprio appena lo spruzzo, se troviamo il bergamotto. E ho trovato qui il profumo che mi inganna, eccolo qua. Perché quando rimane in aria o nel tappo è un profumo spettacolare, ma nel primo momento in cui lo spruzzo in genere mi dà fastidio, non mi piace. E quindi al primo colpo, infatti, abbiamo le sue note di testa, zafferano e bergamotto, ma di bergamotto. In realtà il bergamotto, cioè, si sente tantissimo lo zafferano. Allora, sento tantissimo lo zafferano. Ma mentre entra proprio nella parte alta del naso, mentre sento il profumo, c'è una sorta, sento un colpo amaro. Probabilmente questo amaro è il bergamotto. Ma dire che sento la freschezza di un agrume, no, assolutamente no. E c'è lo zafferano. Poi lui si sposta totalmente sulla parte fiorita. Poi mi dice rosa turca, geranio e violetta. E in effetti io sentivo la componente fiorita, ma ciò che spinge di più è sempre la rosa, in ogni caso. Adesso a me il profumo del geranio non piace, lo odio, grazie a Dio qua non sento geranio, però sento proprio una persistenza fiorita, che è quella che comunque poi rimane in tutta la stanza. A me dava l'idea di fiori bianchi, un po' più che geranio, mi dava l'idea di un fiore bianco abbastanza aggressivo, tipo il gelsomino. Invece no, invece abbiamo la rosa turca, il geranio e la violetta, quindi questa parte di fiore nell'unione però con lo zafferano, come parte fiorita vince sicuramente la rosa. Note di base muschio, sandalo, fava tonka e patchouli. Allora, muschio sì, perché questa parte di speziata, questa parte di misto tra lo speziato caldo dello zafferano
e questo muschio qui che dà la parte fresca. Ed è ciò che rimane però non puro sulla pelle, rimane molto quello. Onestamente, la fava tonka. Odore da sentire, come nota olfattiva, io non la sento. Non sento la nota. Diciamo che questo sandalo, fava tonka, patchouli, che io non sento perché è proprio molto particolare. Servono davvero a chiudere, a raccogliere le note che sono uscite e a tenerle lì, non farle andare via. Quindi non so, come se servissero a dar corpo, ma non escono. Non si fanno sentire loro, come se tirassero le fila. Tutte le note di questo profumo non riescono a uscire in modo prepotente da sole. Un profumo ben bilanciato, dove nessuna nota riesce a isolarsi e a dar fastidio alle altre. Quindi abbiamo lo zafferano, sì, con l'amaro del bergamotto, questa rosa che arriva subito e tesse le fila, praticamente, tiene unito. E il muschio finale che sì, c'è per dare una smorzatina, ma nemmeno così efficace di smorzata, ecco. Sandalo, fava tonka, patchouli, io non sento niente, ma appunto perché è tutto ciò che permette alle altre note di non uscire da sole e prendere tutto su di loro, insomma. Non fa avere egoismo, ecco. Sono tutte le note che non permettono alle note che si sentono di essere predominanti, di diventare egoiste. Allora, parliamo del mio preferito, Arbavar Dat. Bellissimo. Cioè, è troppo bello questo. Certo, è plastica, per carità. Esteticamente fa la sua figura. No, questa non è plastica. Se l'unico parte non di plastica, beh. Boccetto in vetro, ovviamente, vetro anche questo, ma tutto il resto è plastica che, insomma, secondo me potrebbe sbiadirsi, ecco, come colore. È una fragranza floreale, in questo caso da donna, quindi fragranza del gruppo floreale legnoso muschiato da donna. La nota di testa è il bergamotto. Le note di cuore sono il gelsomino e la rosa e le note di base muschio, sandalo e ambra. Allora abbiamo un sacco di note in comune con quell'altro per un risultato totalmente diverso, quasi opposto direi. Allora, è un floreale bianco, abbiamo accordi principali, floreale bianco, rosa, agrumato, talcato, muschiato, legnoso, floreale, ambra, speziato fresco e aromatico. Dalla maggiore alla minore. Io lo descrivo un floreale bianco, assolutamente sì. Sì, questo nel tappo, ovviamente quello che rimane nel tappo è sempre, non è mai il primo sentore, è ciò che rimane dopo un po'. Allora, noi adesso lo lasciamo 2 secondi. E qui sì, e qui al primo colpo si sente il bergamotto. Rimane subito amaro e particolare perché quando si sente il tappo si sente un profumo dolce, non gourmand, ma un profumo fiorito dolce. Poi quando lo spruzzi, ovviamente uscendo subito la sua forza, esce il bergamotto, ma molto alcolico. Ed è un bergamotto molto amaro. Questo amaro rimane come sentore quando si va in profondità ad annusare il profumo. È un amaro che rimane, poi si acquieta e vince la parte dolce del gelsomino con la rosa. Il muschio, il sandalo e l'ambra, ecco, non è una spezia che puoi dire speziato fresco, infatti rimane sul fondo. È una spezia sì fresca, leggermente aromatica, ma questo aroma arriva sempre dalla parte amara. È una spezia fresca che però non, per me serve a bilanciamento perché non viene riconosciuta, non riesco a riconoscere tutti e tre le note. È ciò che serve a bilanciare. Sì, rimane un speziato fresco proprio perché non può andare a distruggere il fresco che viene creato dal gelsomino e dalla rosa
insieme alla, al bergamotto che sta ancora tenendo le fila e gestendo quella dolcezza lì, bilanciandola con la sua parte amara. Ecco, ciò che mi fa strano dei due, tra i due, ecco, note simili per risultati diversi, bilanciamenti diversi, e qua che mi fa capire che sono due profumi davvero ben bilanciati, dove niente sovrasta le altre note, quindi sono tutte studiate, si sentono, si possono percepire, ma ciò che non si percepisce di entrambi sono le note di fondo e sono proprio quelle che tengono in piedi il bilanciamento. Questo è veramente caldo, questo è veramente fresco, questo è dolce e questo va... ma è, direi, è maschile. Questo in effetti ha quella parte di dolcezza ma speziata forte, ha una dolcezza diversa, una dolcezza davvero unisex in questo caso, sì, posso garantire allora che è unisex. Quello che posso dire è che questo mi piace appena viene spruzzato e questo mi piace ciò che rimane dopo un po'. Quindi al primo colpo questo non mi piace. E questo lo adoro. E poi le due parti si invertono. Più passa il tempo, vado a preferire questo, e questo diventa un po' troppo amaro. Questa era la mia proposta per l'autunno. Fatemi sapere se li avete provati e fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto. Grazie mille per essere stati qui con me anche oggi. Se volete rimanere con me anche al prossimo video, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Un grosso bacione a tutti. Da Silvia.